Allora, vi togliete dalle che c***o? Come funziona? Ti sei messo sul microfono? Spiegaci come funziona. Non l'avevo visto un vita buttato. Però Guglielmo, sì, ho visto puntato, mi ha invitato solo una puntata. Ti ho mai fatto passare per una persona di davvero? Quindi questa è la prima volta che facciamo questo, vita. Questo fa capire che questo format fa uscire le persone per quello che sono. Stai davanti alla luce, non possiamo luce. No, questa dobbiamo andare. Dovete uscire. Dovete andare. Va bene, andiamo. Eravamo piccoli e mio fratello stavamo giocando a pallone dentro casa. Classico. E arriva una pallonata da uno specchio molto grande a cui mia madre teneva molto. Che cadde a terra e si frantumò in mille pezzi. A Frank. Mia madre, oddio, riga, fermi. Noi naturalmente abbiamo una soglia di attenzione pari veramente. Riguardo quella dello specchio, ti ricordi? Fermi, quando... sei interrotto? No, ok, va avanti. A proposito dello specchio, ti ricordi? Sei interrotto? A proposito dello specchio, hai interrotto. Ti ricordi quando sono andato quando in un pezzo? Io sono entrato dentro vetrina! Mia madre ovviamente iniziò a rincorrerci per ucciderci. Noi da piccoli in queste situazioni per sopravvivere da ciabatte, mestoli e cose del genere sotto il letto. Solo che in quel periodo eravamo delle palle di atomiche. Incastrati con i di fuori all'aria. Guarda quante mazzate che abbiamo preso. Sono rimasti incastrati con i di fuori. Frank è sempre con degli aneddoti simpatici. Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Vita Buttata qui sul mio canale. Il tema della puntata di oggi è cazzate fatte da bambini. Per questa puntata ho deciso di invitare all'interno degli studios di casa mia forse la cazzata più grande che ho fatto da piccolo, che è stata quella lì di non eliminare tre persone che sono nate a distanza di pochi anni da me, i miei tre fratelli, Gabriele. Ciao. Gianluigi. Ciao. Mamma mia. Mamma mia. La meledizione. E Enrico. Salve. Voi non sapete come funziona questo... Sì, certo che lo sappiamo. Più o meno. Ma hai detto fino a 2 secondi che non lo sapevo. No, non sappiamo come funziona qua dentro, visto che non mi hai mai invitato. Ho cercato sempre di avere ospiti simpatici. Non hai visto che infatti ho dovuto mettervi tutti insieme? È la prima volta che abbiamo più di un ospite. Cioè, credo che in tre fate un cervello. Però questo non vuol dire comunque. Le bocche sono sempre tre. Ciao Gu. Senz'altro la cosa più assurda che abbia mai sentito da una persona che conosco è stata la bravata di mio padre da piccolo. Ha perso una pallina e cercandola sotto il divano e non vedendo nulla sotto il divano, prende un accendino e inizia a far luce là sotto. Il divano ha preso fuoco. Lui cercava di spegnere il fuoco con la cosetta di plastica dell'ovetto Kinder, il contenitore della sorpresa. Che cavolo? Come mai? Lui voleva chiuderlo forse. Ma che sorpresa di del ma, nuovo. Ma una pallina testicolo ha perso. Una palla. Io pure ho pensato una palla tipo che si è persa. Cioè che voleva palla. Essere garbato, ha detto una pallina. Una pallina testicolo. Ragazzi, ma è ovvio che ha aperto l'ovetto Kinder. Si è perso. È cascato il testicolo. Non mangiate gli ovetti che cascano le. Avete veramente un livello bassissimo. Di io chiedo perdono per il livello di bassezza di quelli che saranno questi. Una volta, quando avevo circa 7-8 anni, in un litigio con mia sorella, sono stato chiuso da lei dentro la mia cameretta e sono ancora qui, insomma, non riesco più a uscire. Aiutami. Era il messaggio di essendo che la mia porta della camera era fatta di vetro, ho andato la porta con non mi ricordo che oggetto. Ho sfondato la porta con un testicolo. E non ho aperto la vetro. Naturalmente noi vogliamo bene alla Kinder. Noi mangiamo solo Kinder. Che voglia di... Di Kinder. Ma quello della Pasqua. Però lo apri tu, eh. Comunque tu non hai fatto di cazzate. Io? Che ho fatto? Tu sei re delle cazzate. C'è già qualcosa? Noi ti conosciamo.
Io già ti vedo da e bambini. Vedo la coda da sireno spuntare. Gabriele si sta ricordando un periodo in cui ero fissato con le sirene e mi stavo cucendo una coda, no, da sirena. No, non si stava cucendo. Lui era andato in acqua facendo finta di essere un sireno. E c'era Gianluigi che doveva io fare. Io ero il complice sulla scaletta. Ma che c***o di problemi avete con le vocali? Io gli mettevo la nostra bella nonna di 90 anni le bucce di banana a terra per farla scivolare. Ma perché quando abbiamo pisciato nei vasi? No. Allora, due hanno giocato a Survivor. Stavano in un balcone, naturalmente con la porta aperta, potevano benissimo entrare in casa. E fingevano che dovevano vivere lì. A un certo punto si sono messi a pisciare nei vasi del balcone. Perché? Perché gli scappava la pipì. Cioè, comunque, com'è che nostra madre non è finita, non lo so, in un ospedale psichiatrico? Ancora non si sa. Posso dire, ma meglio le sirene. Meglio fare la sirena al mare o pisciare nel vaso di tua nonna? Scusate, che già stiamo facendo. Sono due follie diverse. Io ero un sognatore e tu avevi dei problemi alla prostata. Un mio compagno prese dal bagno con una penna un pezzo di dal water e lo mise sotto il banco di un'altra mia compagna. Tipo spiedino. Che appunto andando a prendere l'astuccio da sotto al banco si ritrovò il grembiule sporco di mentre noi facevamo la cacca da piccoli. Ma non mi facevi lui non era nato, non lui era piccolo. Mamma, ho fatto quel periodo lì, no? Quando uno gli scappava, non è che ti alzavi, tu ti spostavi così in modo che da dare lo spazio di pisciare dietro. E tu pisciavi sulla schiena. Metteva la firma sulla chiappa. Ero un innocente col deciaure. Ricordiamo anche che quello era il periodo in cui Gabriele ci puliva il c***o. No, era Gianluigi che lavava il c***o. Io lavavo il c***o, però ero veramente piccolo. E a me pure però qualcuno mi lavava il c***o. Non mi ricordo? Non mi ricordo? Io non lavavo, io non lavavo. Io esco. Ma quanto c'ha di ripeto? Avevo circa 4-5 anni. Pur di farmi regalare le caramelle, mi abbassavo le mutande e facevo vedere le mie parti intime. Non so che dire. Brava, ha capito tutto. È veramente imbarazzante. Ha capito tutto. Dai, ci sta. Oh. Dai, dai, ragazzini, sempre fai vedere un attimo. Sì. Tu facevi, sì, no? Sì. Ma io pure. Io dal balcone. Anche Gabriele dal balcone. Mamma mia. No, comunque, Gabriele pisciava dal balcone. Mamma mia. Dal quinto piano, diciamo. No, e piscia nei vasi, e piscia il bacio. Sto pisciando anche adesso. Cioè, non è che stai sempre a pisciare. Che schifo. Ciao, Gu, per quanto riguarda le... Grande. Per quanto riguarda le cazzate fatte da piccolo, ecco, io quando ero piccolo ci stava una festa, era d'estate, c'era una festa nel paese dove vivo. Dove vive? Ma che sembra? Ma sono ubriaco. A un certo punto immagino tutto l'anfiteatro pieno di gente, scappo dalle braccia di mia mamma, mi dirigo verso il centro dell'anfiteatro, salgo sullo stemma del paese, mi abbasso i pantaloni e incomincio a pisciare davanti a tutto. Bravo. È stato un commento, sì. Bravo Gabriele Piscilla. Questo è il suono universale di famiglia di quando una cosa tipo non fa ridere. Non fa ridere quando uno dice una cosa che boh. Con gli occhi che vanno verso il su. Nell'istante in cui... Esatto. Allora, vabbè, andiamo avanti. Allora, di cazzate fatte da... Però diciamo che tra le più rilevanti, con i miei fratelli mi fingevo un animale così a scelta. Un giorno decidemmo di fare le capre, ci mettemmo a mangiare l'erba del nostro giardino. La cosa si concluse che io mangiai un'ortica e quindi ti puoi immaginare. Che è un po' come la bresaola. Come voi quando fingevate di essere dinosauri e mangiavate la bresaola coi piedi. Gabriele, ti vuoi dimorare? No. Vuoi arrivare al gomito all'osso? Io sono l'uomo senza impronte digitali. E l'iPhone non mi registra l'impronta. Eppure non sono nervoso. Siamo andati a fare il passaporto e lì devi prendere l'impronta digitale. E lui ha cambiato tutte le dita perché non funzionava neanche una. E quella mi ha fatto che brutte, ma che brutte schifo. Mani, la poliziotta. Mamma mia, che brutte mani. Belle, ma sei Men in Black favolose. Che non c'entra con cazzate da ragazzini comunque. Cazzate da adulti. Oh comunque.
allora Guglielmo, l'arredamento di questa casa è, cioè, che vuol dire? È bellissimo, che gli vuoi dire? Mi piace quel ragno che ha fatto Luigi, infatti. Calcola che i nastri di quel ragno hanno più impronte digitali delle tue dita. Vai. Io e una mia amichetta abbiamo messo lo smalto per unghie sulle ciglia di una nostra compagnetta di classe, che ovviamente non riusciva più ad aprire gli occhi. Coraline. E potresti mettere l'audio che non si capisce chi sta parlando, grazie, ciao. Ma chi lo stava a dire? Noi. Censurare. Vabbè, censurare. Ma questo è così. Ma questo c'ha l'urino in testa.